Ed eccoci qua dal vostro Sandro Remix. Oggi parliamo di tutti i dettagli del firmware 4.5 per PlayStation 4 e in beta. Come partecipare al progetto beta? Vi dovete iscrivere sul sito della Sony. Io vi invito ad iscrivervi al gruppo Telegram mio che trovate in descrizione, che io informo sempre i miei utenti quando c'è una beta di un gioco, una beta del software di sistema. Così anche se non volete scrivere rimanete sempre informati. Io dico: oh ragazzi, guarda che c'è la beta del software di sistema, andatevi a iscrivere, così se venite selezionati potete provarlo. Allora, oggi andremo a parlare non solo della fantomatica modalità boost che tutti stanno parlando in questi giorni, ma parleremo anche della condivisione che adesso è molto più approfondita, stile Facebook. Possiamo taggare gli amici, possiamo condividere gli screen in questa sorta di bacheca, della modalità personalizzazione dello sfondo, finalmente possiamo impostare le immagini come sfondo, di alcuni miglioramenti grafici che nessuno ha notato ma che io ho notato, del menu rapido un pochettino più accorciato e di tante altre migliorie del supporto agli hard disk esterni e quant'altro. Quindi ora parliamo subito di queste migliorie, godetevi il video. Allora, partiamo dalla tanto discussa Boost Mode. Che cos'è una Boost Mode? Praticamente è una funzione che può essere abilitata solo su PlayStation 4 Pro, come vedete dalla descrizione nella Boost Mode, che permette a quei giochi non supportati appunto dalle patch degli sviluppatori per aumentarne le prestazioni di usufruire un boost, ovvero un qualcosa in più. Vi faccio un esempio: Bloodborne, The Witcher, The Evil Within sono tutti giochi che non sono stati supportati con una patch per aumentare le prestazioni. Abilitando questa Boost Mode abbiamo un incremento del 4-5 fps al secondo, che sembrano pochi, ma effettivamente per quei giochi che tendono a scendere sotto i 30 in determinate occasioni è molto importante avere questo boost di quei 4-5 che tendono a farci rimanere il gioco stabile sui 30 quantomeno. Quindi una modalità che finalmente dà un senso a questa console, parlo della PlayStation 4 Pro. Parliamo del menu rapido. Come vedete dall'immagine, il menu rapido è stato ristretto. Mi spiego subito. Vedete sulla parte sinistra che ci sono le icone della musica, del party, degli amici, condivisione, tasto share, eccetera eccetera. Prima queste icone non si vedevano solamente le icone, ma si vedeva l'icona e la descrizione. Ad esempio, nel tasto musica c'era l'icona e poi scritto musica, che si prendeva almeno 3-4 cm di schermo e portava il menu rapido a prendere più della metà dello schermo. Invece adesso vedete che prende esattamente la metà, e la metà la prende per quanto riguarda gli amici o per quanto riguarda il menu spegnimento. Tutti gli altri comparti è ancora più ristretto il menu rapido, una piccola aggiustatina grafica che rende questo menu rapido ancora più diciamo ancora meno invasivo nei confronti del gioco, dello schermo. E qui invece si parla di condivisione. Come vedete c'è questa sezione qua. Che cosa hai in mente? Qui noi possiamo tranquillamente scrivere, sarebbe che cosa stai pensando di Facebook. Possiamo scrivere, che vi posso dire un esempio, meno 10 giorni all'uscita di Horizon Zero Dawn. Possiamo condividere un'istantanea della schermata che appunto riprenda Horizon Zero Dawn, taggare un gioco in modo tale che spunti in retto e taggare un giocatore, un amico, magari con l'amico con cui si ha intenzione di giocare di più a questo gioco, e appunto apparirà in questa bacheca che, ricordo, si trova sotto la sezione news. Quindi tutta questa sezione è stata inserita. Come vedete, dove c'è scritto chiunque, possiamo anche selezionare la nostra privacy, se vogliamo che questo posto lo vedano solo i nostri amici o gli amici di amici, oppure che sia pubblico. Ovviamente non andremo a scrivere i nostri cavoli tipo sto al cesso eccetera eccetera, però una introduzione molto gradita. La sezione notifica è quella che è stata, diciamo, più sconvolta. Infatti, come vedete, prima le notifiche venivano suddivise per le varie sezioni: download, caricamento, notifiche, richieste di amicizia, eccetera, eccetera. Invece adesso è stata più semplificata, perché adesso tutto viene riportato in questa schermata, ovvero i trofei sbloccati, l'installazione di un gioco o di un file di aggiornamento, l'installazione del firmware, messaggi delle community, messaggi da parte degli utenti. È tutto molto più semplificato. Ma voi vi chiederete: ma la sezione download e caricamento dove è finita? Basta premere il tasto option, come ci indica in basso l'immagine, e si apparirà, diciamo, una tendina a destra che ci farà impostare le notifiche,
ovvero quello che noi vogliamo che appaia in questa sezione, andare nella sezione del download oppure quella dei caricamenti. Quindi diciamo è stata spostata in maniera invisibile. Anche se quando voi metterete un gioco a scaricare, nella sezione notifiche vi darà comunque lo stato del download. Però se volete mettere pausa e play, diciamo, dovete andare nella sezione download, questa qua sulla destra con il tasto option. Parliamo della sezione imposta come sfondo. Allora, voi fate uno screen di un qualsiasi gioco, andate nella cartella gallerie e catture e poi premete col tasto option nell'immagine che vi interessa e vedrete che sulla destra vi apparirà imposta come sfondo. Una volta cliccato imposta come sfondo, apparirà questa schermata di personalizzazione dove appunto se l'avete selezionato dalla galleria catture già l'immagine vi darà un'anteprima su come sarà. Diciamo, se non l'avete selezionata e ci siete andati dalla parte dei temi che è in basso, proprio tema personalizzato tutto giù al fondo, vi apparirà vuoto e dovrete selezionare l'immagine. Però in questo caso io consiglio sempre dalla galleria di catture fare direttamente imposta come sfondo e ci farà una piccola anteprima che, come vedete, i giochi non sono i vostri, è un'anteprima, vi farà vedere solo lo sfondo come viene, è un campione, diciamo. Potrete selezionare il colore di background dello sfondo, come vedete il mio è il blu, ma potete selezionare il grigio, il rosso, il giallo, eccetera eccetera. E potete spuntare attenuare a funzioni, che sarebbe semplicemente una semi banda nera trasparente in alto, come vedete nell'immagine, che è leggermente più scura, che vi permette appunto di leggere meglio il numero dei trofei, l'orario, le notifiche, il numero di messaggi nei party, il vostro nome, il vostro stato online. Quindi una volta, se l'abilitate, vi appare questa banda semi scura; se non l'abilitate, lo sfondo sarà completamente tutto schermo, diciamo. E questa è una funzione che molti attendevano, io compreso. Un'altra funzione che è stata introdotta è il supporto dell'archiviazione di sistema per hard disk esterni. Ora dall'immagine voi vedrete il mio hard disk, quello da 500 GB classico, ma adesso c'è il supporto agli hard disk esterni. Badate bene, l'hard disk esterno per essere utilizzato come memoria di archiviazione, cioè io ho finito la memoria della Play, non voglio mettermi a smontare la Play, voglio comprare un hard disk esterno. Che cosa devo sapere prima di acquistarlo? Deve essere 3.0. Questo è un dato che non può variare. Deve essere come velocità di trasferimento dati 3.0. Nel momento che poi noi andiamo a inserire il nuovo hard disk e lo colleghiamo, andiamo nella sezione memoria di archiviazione e ci apparirà il nostro hard disk sotto questo qua, sotto quello di default, diciamo. E poi da lì noi possiamo scegliere se installare i giochi e spostare i dati salvataggi nell'hard disk esterno, in modo tale da avere una memoria aggiuntiva senza smontare tutto. Ed è una cosa abbastanza ottima. Peccato che il supporto agli hard disk non è arrivato anche per quanto concerne la sezione multimediale. Infatti, se noi vogliamo attaccare un hard disk alla nostra console per guardarci i film, le serie TV che abbiamo del nostro hard disk, non possiamo vederlo perché il file system non risulterà compatibile con la nostra PlayStation 4. Un'altra funzionalità che hanno introdotto con questo aggiornamento 4.5 beta è la possibilità di caricare e scaricare i dati in maniera più rapida. Infatti adesso, semplicemente andando sull'icona del gioco nella dashboard principale, premendo Start, apparirà una dicitura carica scarica dati. Una volta entrata ci apparirà tutta questa schermata. Possiamo caricare tutto quello che concerne questo gioco o selezionare un determinato salvataggio e caricarlo nella nostra console. Ad esempio, abbiamo cambiato console, ovviamente tutto questo solamente per utenti PlayStation Plus, badate. Abbiamo cambiato console, abbiamo perso i nostri salvataggi, ma li abbiamo caricati nel cloud. Basta installare di nuovo FIFA 17 in questo caso, andare nella selezione Selezione e Carica e ci appariranno i dati che noi abbiamo precedentemente caricato nel Plus e li potremmo scaricare in modo tale da proseguire esattamente da dove avevamo lasciato. Una piccola mancanza che secondo me nella sezione Carica tutto e Selezione e Carica potevano introdurre la possibilità di switchare da PlayStation Plus a memoria di archiviazione di massa, perché se noi inseriamo una chiavetta possiamo caricare i nostri salvataggi, fare un backup nella chiavetta,
Però non possiamo accedervi tramite questa schermata, dobbiamo andare su impostazioni, impostazione gestione dati salvati e fare importa o esporta, eccetera, eccetera. Potevano introdurlo qua semplicemente switchando. Carica tutto da PlayStation Plus con l'icona del PlayStation Plus e mettendo l'iconcina della nostra memoria di archiviazione. Altra modifica che è stata introdotta è quella della, una modifica grafica per lo più, dei segni di spunta nelle varie immagini. Precedentemente, i segni di spunta erano all'interno della cattura, che rendeva, difficilmente comprensibile quali immagini fossero davvero selezionate e quali non. Adesso hanno deciso di spostare il segno di spunta sopra la cattura in modo tale da distinguere perfettamente le immagini selezionate. Una miglioria che urgeva obbligatoriamente. Ok, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero di essere stato uno dei pochi youtuber, perché ho visto che tutti parlano solamente di questa Boost Mod. Spero di essere stato uno dei pochi che ha illustrato effettivamente tutti i cambiamenti di questo firmware 4.50 beta, che ricordo sarà disponibile per tutti gli utenti che non si fossero iscritti alla beta. Tecnicamente fine febbraio, inizi marzo, in base, queste solitamente sono le date. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Telegram, al mio gruppo Telegram che trovate sotto in descrizione, per rimanere sempre aggiornati su queste beta e sapere immediatamente quando iscrivervi, così potete partire. Io vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se sono stato abbastanza tecnico e vi ho illustrato tutte le modifiche che magari nessuno degli altri YouTuber, giornalisti, ha parlato in modo così approfondito e si è concentrato solamente sulla Boost Mode, che comunque è la feature più di risalto di questo aggiornamento. Ci vediamo al prossimo video. Arriverò presto con un video su come impostare lo sfondo della console a 1080p, perché noi sappiamo che possiamo fare gli screen solo dei giochi, e invece io vi mostrerò come mettere un'immagine qualsiasi che volete, un'immagine proprio personalizzata, e metterla a 1080p senza fare uno screen e andarla a modificare con Sharp Factory. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!